Schia, piaccia, play, premi, like. Ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto. Se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traviti tutto e di più. Forza, fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi che è ancora funzionante, lo stavo provando e funziona ancora. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di un centro operativo e una Sultan ragazzi, fatelo esclusivamente con la Sultan perché altrimenti non vi riuscirà il glitch, se lo fate con altri veicoli non funzionerà, quindi fatelo solamente con la Sultan. Per fare questo glitch ragazzi, che cosa dovete fare? Vi dovete posizionare vicino al veicolo, premere triangolo, mentre sta salendo dovete schiacciare comunque il tasto option e rilasciarlo premendo R2 o L2 ragazzi, in maniera tale da uscire dal centro operativo. Quindi triangolo option, lo tenete premuto option. Quando il personaggio appoggia la mano sullo sterzo dovrete rilasciare option e premere R2 insieme. Spero di avervi fatto capire bene il concetto ragazzi. Questo passaggio è un pochino difficile da fare, come vedete a me non è che riesce molto in fretta insomma. E comunque dovete avere questo risultato ragazzi, vi dovrete trovare fuori dal centro operativo senza veicolo e con quella schermata. Quindi quando comunque salite, ve lo ripeto un'altra volta, vi mettete a fianco all'auto, premete triangolo, tenete premuto option e poi rilasciate option e premete L2 o R2 per uscire dal combo. Quindi avrete questa schermata, si toglierà automaticamente da sola. Se il glitch è riuscito bene sarete fuori dal combo senza auto, e se è riuscito abbastanza bene avrete questo risultato ragazzi. Allora, a volte può succedere che le auto sono buggate una dentro l'altra, che magari c'è lo sportello aperto e sembra che non ci siano le auto, ma se vi avvicinate le auto si sdoppiano ragazzi, e quindi è abbastanza semplice. Allora, una volta fatto questo passaggio ragazzi, che avete le auto duplicate, l'unica cosa che dovete fare, ancora più semplice del passaggio che abbiamo fatto finora, è comprare un'armeria con officina ragazzi dentro al com. In pratica questo è il glitch che c'era un po' di tempo fa, quello un bel po' difficilino però ancora funzionante ragazzi, altrimenti non l'avrei riportato. Quindi comprate l'officina, mettete l'officina e il gioco è fatto ragazzi. Da qui in poi il glitch funzionerà proprio in maniera tranquilla ragazzi. Il glitch potete farlo tranquillamente in sessione privata perché non c'è necessità di stare in una pubblica, e proseguiamo ragazzi. Quindi una volta fatto questo passaggio, che avete comprato il tutto, l'unica cosa che dovete fare, adesso vi faccio vedere il veicolo che è andato a finire nell'officina. In questo caso non ce ne sono più due, ma ce n'è uno solo che è nell'officina ragazzi. Eccolo qui. Quindi come dicevo, a questo punto che cosa dovete fare? Entrate nel vostro garage, o se siete NC magari avete le vespe, chiamate le vespe, potete fare lo stesso discorso. Comunque io sono vicino a un garage, quindi entro nel mio garage e vado a prendere una LG ragazzi. Allora, ho visto alcune persone che distruggono la LG, fanno altre cappellate, però non serve fare quel passaggio ragazzi, è praticamente inutile secondo me. Magari qualcuno ha fatto quel passaggio giusto per fare un po' su il glitch insomma, però il glitch originale fondamentale è questo ragazzi: portate fuori la LG, vi fermate vicino al com, salite nel centro operativo, cambiate la targa
e il gioco è fatto, ragazzi. Potete anche cambiare il colore della targa o anche la targa in sé, insomma, se l'avete. Quindi una volta cambiata la targa, il gioco è fatto, ragazzi. A questo punto ritornate in garage, prendete un'altra Elegy e rifate lo stesso procedimento. Ragazzi, il glitch è molto difficile, il passaggio di triangolo option R2 è abbastanza difficile, però se prendete la giusta tempistica il glitch lo fate con tranquillità, molto molto tranquillamente. Quindi insomma, quello che voglio dire, abbiate pazienza. Però purtroppo per questo momento c'è solo questo glitch, ragazzi. Se trovo un altro glitch più semplice, più tranquillo da fare, insomma, un glitch che ci renderà meno nervosi sicuramente, anche perché questo vi fa veramente girare le palle, ragazzi, se troverò un altro glitch ve lo porterò sul canale. Quindi state tranquilli, però quello che vi chiedo è solamente di avere pazienza. Il glitch funziona, ma dovete avere pazienza, dovete provare, riprovare, ragazzi. Non state lì subito a scrivere "pacciato, non funziona, non riesco". Io pure ho provato e riprovato questo glitch e l'ho fatto dopo un buon 20 minuti. Sono riuscito a fare quella duplicazione che voi avete visto, 20-25 minuti. Quindi comunque ci vuole pazienza, ragazzi. Detto questo, spero di essere stato utile, spero che il glitch vi sia utile. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See me in the hood, it's 'cause I'm doing this, man. Niggas, I'm still grinding here. I'm still hearing those sirens. I'm still getting chased by those lights. Only the lights lime, and my mic's on. And my time is none, because I'm writing more. And I ain't here to meet a soul in this business. I'm here to eat, speak, until these hoes feel this show. And I can't let y'all derail me, man. I got young Kobe, homie. You gotta let go of Obi, 'cause Obi be back. We get them craps going on and that yak going on. Soon as a nigga touch down, back from torn. It's whatever, put that on the cheddar, man. But in the meantime, it's Jimmy Iovine time. Chase cheese rhyme till my voice give out. This is it, my niggas. This